Razer adora sfruttare le principali fiere di tecnologia per annunciare le sue nuove idee e i prototipi più fantasiosi. Molti di questi sono destinati a non vedere mai la luce. In altri casi, alcune delle idee, dopo un'adeguata progettazione e ripulitura, riescono effettivamente ad essere inserite in prodotti commerciali. Ma ciò che conta è la capacità di questo produttore di periferiche e accessori per videogiocatori, oltre che di PC, di osare sperimentare e uscirsene sempre con roba interessante e futuristica. Anche al CES 2021 di Las Vegas l'azienda non è stata da meno con l'annuncio di Project Hazel, una maschera smart che ha l'obiettivo di rispondere alle esigenze del consumatore in piena pandemia da Covid-19. E perché ve ne sto parlando in questo video? Beh, perché in mezzo a tutta questa camionata di monitor, accessori per il PC, tecnologie console, GPU e CPU, è bello dare anche un po' di spazio a tutti quegli accessori abbastanza particolari e fantasiosi che potrebbero accendere la vostra curiosità di videogiocatori attenti alla tecnologia. Project Hazel nasce dai laboratori Razer con l'obiettivo di diventare la mascherina intelligente per definizione e punta a raggiungere questo traguardo attraverso un design focalizzato su 5 aree ben specifiche. Prima di tutto la sicurezza, quindi il comfort d'uso, la componente sociale, la necessità di essere ecosostenibile e per ultimo un certo grado di personalizzazione. Partiamo chiaramente dalla sicurezza, visto che su questo fronte la maschera di Razer è davvero incredibile. Come è possibile vedere nel dettaglio anche nel video di presentazione, la maschera presenta due filtri circolari multifunzione sui lati. Questi servono a garantire un'altissima efficienza nel filtraggio dei batteri, che raggiunge il 95% delle particelle presenti nell'aria, offrendo contemporaneamente una ventilazione attiva che garantisce l'accesso di aria fresca all'interno della mascherina, facendo fuoriuscire calore, umidità e anidride carbonica. Come se non bastasse, Hazel ha un elevato grado di resistenza ai liquidi e protegge l'utilizzatore dai droplet e da schizzi sporadici. La maschera è certificata N95, ovvero l'equivalente americano delle nostre mascherine FFP2, e nell'idea di Razer dovrebbe essere venduta in combo con uno speciale case che, oltre a contenerla, permette la sua ricarica e implementa una funzione di autosterilizzazione attraverso l'utilizzo di una luce ultravioletta che garantisce l'uccisione di tutti i virus e i batteri depositati sulla maschera ogni volta che viene messa sotto carica. Si tratta di una feature che abbiamo visto implementata timidamente in alcuni auricolari wireless più recenti e che è alla base dei sistemi di sterilizzazione che troviamo dagli estetisti e parrucchieri nei barbieri e così via. L'altro elemento cardine di Hazel è la sua natura sociale. La mascherina è infatti ampia e completamente trasparente in modo tale da mostrare la bocca a tutte le persone con cui stiamo parlando e trasmettere così quegli indizi visivi che solitamente la classica maschera in tessuto tiene celati. La maschera contiene anche una luce interna che si attiva in automatico in caso di bassa luminosità dell'ambiente, così da rendere visibile la nostra bocca anche nell'oscurità, se ad esempio ci ritroviamo a parlare con qualcuno di sera o nel buio più totale. Ma le idee tecnologiche di Razer non si fermano qui, visto che le due protuberanze circolari che contengono i filtri implementano anche due microfoni con amplificatore integrato, in grado di riprodurre e potenziare la propria voce, così da aggirare completamente il classico timbro ovattato che caratterizza l'uso della mascherina in tessuto. E chiaramente non poteva mancare il supporto a Razer Chroma RGB, l'illuminazione a 16,8 milioni di colori, proprietaria di Razer, che vi permetterà di illuminare in modo distinto i due filtri con tutti i vari effetti tipici di questa feature. Quindi, riepilogando, in quelle due superfici circolari troviamo filtri intercambiabili, ventole, microfono e pure l'illuminazione. Immaginate le combinazioni più assurde che si possono mettere in piedi. Roba da super tamarri con pure la voce modificata in stile, non lo so, Darth Vader o chissà che personaggio dei cartoni animati. In un attimo diventa il must buy assoluto di quest'anno se solo Razer la portasse sul mercato. Ma c'è ancora dell'altro. Hazel è costruita con una particolare attenzione verso l'ecosostenibilità. È infatti assemblata utilizzando plastiche riciclate, utilizza batterie ricaricabili attraverso il suo case e, come già detto, presenta dei filtri che possono essere cambiati al volo.
il tutto senza trascurare una sostanziale attenzione verso il comfort, visto che la maschera presenta una cornice in silicone che le permette di adagiarsi sul contorno del viso e del naso con delicatezza, evitando qualsiasi contatto con la bocca e le narici, allo stesso tempo garantendo impermeabilità e risultando anche sigillata rispetto all'ingresso di aria esterna. Lo stesso discorso vale per i lacci da mettere intorno alle orecchie, anche questi in silicone, particolarmente morbidi e regolabili a discrezione dell'utilizzatore. Sembra inoltre che nel progetto di Razer ci sia anche l'idea di rendere la maschera altamente personalizzabile, con la possibilità di produrla specificatamente in funzione della forma del proprio viso. Chiaramente anche quest'ultimo elemento rimane per ora pura utopia, visto che Project Hazel è un prototipo che forse vedremo o forse no sul mercato, chissà quando e chissà quanto. A me però piace sognare, quindi ve ne ho voluto parlare in questo video. Voi comprereste mai una maschera smart di questo tipo? E a che prezzo? Beh, fatemelo sapere qui sotto tra i commenti, iscrivetevi al nostro canale e suonate la campanella così non vi perdete neanche una notifica e come al solito mettete un bel mi piace, che fa sempre piacere.